ora ci vincoliamo. No, non ti obbligo a vedere i miei contenuti, che continuo a pubblicare qui sul canale, però il tema che ti condivido tra un attimo ha esattamente questa funzionalità, vincolare all'acquisto. Ora mi spiego meglio. L'acquisto di un immobile comporta diversi passaggi e il primo, fondamentale, è la proposta di acquisto al venditore, ovvero la manifestazione di interesse di un acquirente verso un certo immobile, concretizzata in forma scritta e accompagnata dal versamento di una caparra. Da come si evince da quanto appena condiviso è palese l'intento di una delle due parti a voler comprare e dall'altro lato ad accogliere la proposta. Ovviamente, se stai pensando di comprare casa, poter comprendere la documentazione necessaria e i prerequisiti per fare il giusto acquisto è fondamentale. Lo dico perché a volte succede che le persone tendono a sottovalutare le proprie necessità, sbagliando completamente a cosa rivolgere la propria attenzione riguardo il giusto immobile. E questo porta a degli errori di valutazione della zona, delle proprie esigenze e di molto altro. Ma soprattutto la cosa peggiore è quella fra privati che stipulano contratti o preliminari fai da te che arrecano danni anziché fornire soluzioni. Ecco perché consiglio sempre, almeno, un consulto con dei professionisti che quantomeno possono fare chiarezza su qual è la giusta abitazione a seconda delle esigenze, della zona e di altri fattori che spesso non vengono considerati ma poi si ripercuotono negativamente a transazione effettuata. Siamo la prima agenzia su Parma per chi vuole vendere e comprare casa. Quindi, un'idea su cosa vuoi comprare e che proposta d'acquisto fare è probabile che tu l'abbia valutata. Oppure, se è la prima volta che ti stai avvicinando a questi temi e ti stai chiedendo come muoverti senza incappare in qualche grattacapo, qui troverai ciò di cui hai bisogno. Ammesso e concesso che hai trovato la casa che ti interessa, come puoi fare una proposta d'acquisto? La proposta di acquisto immobiliare si fa solitamente tramite un modello prestampato fornito dall'agente immobiliare che riporta tutte le condizioni contrattuali preliminari, diffida da facsimile che potresti trovare anche online, perché l'aggiunta o la mancanza delle giuste clausole possono arrecare non pochi cavilli. Con la proposta d'acquisto di un immobile, l'acquirente si assume un impegno vincolante nei confronti del venditore, mentre il proprietario rimane libero di valutare altre offerte prima di accettare la tua. Per questo la proposta deve essere sottoscritta solo quando si è veramente intenzionati a portare avanti una trattativa. Il modulo prestampato per la proposta di acquisto di un immobile deve riportare specifici dati, alcuni dei quali, come ad esempio la dichiarazione di conformità e l'ammontare delle spese condominiali, questi devono essere forniti direttamente dal venditore all'agente immobiliare al momento dell'affidamento dell'incarico di vendita. Ecco quali sono le informazioni fondamentali da inserire nel modulo di proposta di acquisto: i dati del proprietario della casa, del potenziale compratore e dell'agenzia immobiliare, i dati dell'immobile oggetto della proposta, inclusi i dati catastali, la dichiarazione di conformità alle norme edilizie e conformità catastale, la conferma del certificato di agibilità, ammontare annuale delle spese condominiali ed eventuali trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, il prezzo proposto del compratore per l'acquisto della casa, le condizioni di pagamento, il termine di irrevocabilità della proposta con l'indicazione della data ultima di accettazione, il compenso delle spese di mediazione e l'importo della caparra confermatoria. Ecco perché è importante essere a conoscenza delle giuste informazioni, altrimenti è un attimo dimenticarsi qualcosa lungo il percorso. La proposta di acquisto viene scritta e firmata dall'acquirente e se il venditore accetta integralmente le condizioni economiche e le altre clausole, non deve fare altro che firmarla. Da quel momento entrambe le parti sono vincolate a rispettare l'accordo e sarà necessario effettuare l'apposita registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a meno che non si proceda al preliminare di compravendita entro 20 giorni dall'accettazione della proposta di acquisto. Chi deve registrare la proposta di acquisto firmata? Se, come avviene più di frequente, la trattativa è stata seguita da un'agenzia immobiliare, sarà quest'ultima ad effettuare la registrazione a carico della parte acquirente. A questo punto dobbiamo toccare un punto importante.
proposta di acquisto e contratto preliminare o compromesso non sono la stessa cosa. Molte persone invece li confondono. Ma quali sono le differenze tra proposta d'acquisto e contratto preliminare? La proposta di acquisto vincola legalmente solo l'acquirente finché non viene firmata anche dal proprietario dell'immobile. Il contratto preliminare, che andrebbe redatto da un notaio, vincola invece fin da subito entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo, che sarebbe il rogito. Dalla firma del contratto preliminare, il proprietario non può più vendere la casa ad altri acquirenti. Se uno dei due contraenti cambia idea senza alcun valido motivo, subentra per legge un meccanismo di protezione e la parte vittima dell'inadempimento ha facoltà di richiedere l'intervento del giudice per ottenere una sentenza che produrrà i medesimi effetti del contratto non concluso, ovvero la sua risoluzione con possibilità di chiedere anche danni per l'inadempienza subita. In genere, le trattative di una compravendita vengono seguite da un'agenzia immobiliare che, quando acquisisce l'incarico di vendita di un immobile, deve essere in possesso di tutte le informazioni fondamentali a riguardo, le stesse informazioni che vanno riportate nel modulo della proposta di acquisto. È evidente che la presenza di un'agenzia immobiliare nella trattativa garantisce a entrambe le parti maggiore tranquillità. Tuttavia, ci sono casi in cui la trattativa e dunque anche la proposta di acquisto può avvenire fra privati. In questo caso sarà cura dell'acquirente procurarsi tutte quelle preziose informazioni che andranno incluse nella proposta d'acquisto. Data l'estrema delicatezza, diciamo, del processo, dove entrano in gioco aspetti giuridici, fiscali e tecnici, è bene avvalersi almeno della figura di un consulente esterno che possa dare indicazioni specifiche su come si fa una proposta di acquisto casa. Il cambio di una casa è sempre qualcosa di molto intimo e forte, che non può essere preso alla leggera e che non dovrebbe presentare nemmeno qualche inconveniente. Ecco perché noi stessi valutiamo ogni caso in maniera oculata, condividendo la fattibilità o meno del contesto. Non ci piace fare promesse che non possiamo mantenere. Aspetta, Mariano! Prima che termini questo video avrei un'ultima domanda. Cosa succede se la proposta d'acquisto viene rifiutata dal venditore? Beh, in tal caso la caparra viene subito restituita e l'acquirente può avanzare un'altra proposta o cercare un'altra casa. Se invece la proposta d'acquisto viene accettata, in questo caso il proprietario deve sottoscrivere il modulo e la proposta di acquisto accettata è già considerata un contratto preliminare, mentre l'assegno in deposito fiduciario presso l'agenzia immobiliare diviene caparra confirmatoria e viene consegnata al venditore. Quando invece, per esempio, non è possibile la vendita immediata, può essere stipulato un vero e proprio contratto preliminare dinanzi a un notaio, così che l'atto sia trascrivibile. Poi, se hai qualche domanda o dubbio sulle modalità di pagamento o altri aspetti burocratici, contattaci rispondendo nei commenti che vediamo di dissipare ogni eventuale incertezza. Una nota finale, prima di passare al prossimo video. Qualora si utilizzasse l'assegno per questa procedura, va sempre ed esclusivamente intestato al proprietario dell'immobile. Purtroppo ho visto commettere di ogni nel mio settore ed è triste quando si incappa in delle sviste o errori banali che possono giocare anche caro. Fai attenzione quindi. Se questo video ti è piaciuto e vuoi approfondire alcuni temi citati in questo contenuto, allora attiva la campanella e seguici nel nostro canale perché potrai trovare altri approfondimenti utili.